L'emendamento pare formalmente sia stato detto da un collega e tutti gli altri dovrebbero andare a giudizio. Questo sicuramente, le notizie non sono ancora certe al 100%, ma diciamo al 95% si dovrebbe prendere. Hanno respinto tutte le eccezioni? Hanno respinto tutte le eccezioni, 3 eccezioni su 4, la quarta è stata accolta, erano tutte eccezioni formali. Trarrei segnali importanti da questa valutazione qua, anche perché il nostro interlocutore istituzionale vero non è questo giudice, ma sarà il tribunale quando faremo l'udienza. Adesso è un passaggio, il giudice deve bloccare le imputazioni azzardate e modulare o rimodulare quelle che sono presenti se ci sono delle cose da riqualificare, quindi è un lavoro abbastanza ridotto, il vero processo inizierà davanti al tribunale. Rispetto ai sindacati che sono di parte civile? Ci sono diverse costituzioni, adesso non abbiamo ancora l'atto di costituzione, ne faremo copia e poi ragioneremo se la costituzione ci sta, se hanno la legittimazione oppure no. Tutta cosa da in divenire, da ragionare, confrontandoci tra avvocati del collegio difensivo. Però di principio c'è la possibilità che i sindacati di polizia si... In termini di principio teorico assolutamente sì, bisogna vedere poi concretamente se nella questione, nel caso di specie, se la Costituzione ci sta in riferimento ai soggetti contro cui si costituisce, cioè tutto ancora un po' da inventare, da ragionare dal nostro punto di vista, perché l'atto non l'abbiamo neanche ancora esaminato. Tra scelte del diritto pubblico e scelte che vanno in direzione di fare questo processo anche un processo politico, avanzare prove. Ma guarda, è una scelta degli imputati che collettivamente, discutendo a piccoli gruppi o individualmente, hanno fatto questa scelta. Indubbiamente il processo pubblico in contraddittorio tra le parti di fronte a un tribunale collegiale come giudice terzo è un processo che si presta di più al contraddittorio, all'acquisizione di nuove prove, consente a noi di smontare alcuni passaggi di ricostruzione storica che la procura ha veicolato negli ultimi anni, quindi il processo consente di spiegarsi pienamente tutte le strategie difensive. Che gli imputati hanno scelto, al di là poi della definizione, se non piace parlare di processo politico, i processi normalmente si fanno in contraddittorio con l'altra parte. Gli imputati hanno scelto questa strada perché abbiamo delle cose da dire importanti, abbiamo da riempire di contenuti quel processo con il nostro punto di vista. Da questo può avere un passaggio importante il dossier Hunter che... Quella è una vicenda parallela e collaterale, per cui c'è un procedimento aperto, noi speriamo che la procura su questo vada avanti, per ora non si è dimostrata così celere come invece sul fronte degli imputati. Io difendo due persone che hanno fatto querela proprio in relazione a quelle vicende, ho fatto delle indagini difensive, sto continuando a fare, la speranza è di arrivare anche a un processo, perché anche per quella vicenda i fatti reato mi sembrano scontati. Il problema è solo la loro riconducibilità soggettiva, quindi ci sono i poliziotti che hanno picchiato e chi ha omesso di controllare che quelli picchiavano. Diciamo che è storico assolutamente assodato, secondo me. I processi di Genova un po' insegnano che questo è importante. Sì, i processi di Genova insegnano tante cose, che la giustizia a rallentatore è un problema perché si prescrivono i reati anche contro la polizia, però c'è una pagina importante che la Cassazione ha chiuso ieri, che a me e ad altri colleghi che siamo stati parti civili nei processi di Genova non può che far piacere, perché finalmente ha messo un punto fermo su delle responsabilità di vertice della polizia che erano secondo noi scandalose ed evidenti fin dall'inizio. Grazie. Prego. Claudio.